L'onda di protesta dei trattori arriva anche a Pesaro. La manifestazione internazionale degli agricoltori contro norme europee reputate deletere per la categoria e che rischiano ripercussioni sulla qualità del cibo portato sulle tavole italiane dal lunedì 5 febbraio si riverserà anche sulle nostre strade. Un serpentone di trattori da lunedì mattina inizierà infatti un presidio al casello autostradale di Pesaro. Presidio che sarà presente al casello ogni giorno fino a sabato per chiedere attenzione al governo nel sollecito verso norme europee da modificare. È una protesta nata senza manifesti di sigle politiche o sindacali, ma attraverso un tam tam di passaparola di singoli lavoratori agricoli che ha già trovato l'adesione di oltre un centinaio di trattori per il primo giorno di lunedì. Arriveranno a Pesaro da tutta la provincia, ma non solo. Gli organizzatori stanno già registrando adesioni dal resto delle marche e dalle vicine Romagna e Toscana. Una settimana di manifestazione assolutamente pacifica per rivedere le politiche sui vincoli alla coltivazione e alle importazioni, su provvedimenti discussi come cibi sintetici o farina di grillo, su norme di burocrazia e tassazione che non mettono in condizione di continuare a coltivare la terra.